Maxwell formulò la sua ipotesi non soltanto per una questione di simmetria tra le leggi fisiche del campo elettrico e del campo magnetico, ma anche ragionando sul processo di carica di un condensatore che dava luogo ad una contraddizione logica. La corrente elettrica arriva da destra e progressivamente le cariche elettriche si accumulano sull'armatura destra del condensatore e allo stesso tempo si carica anche l'armatura sinistra del segno opposto. Maxwell immaginò di considerare delle linee astratte, immaginarie, nello spazio, intorno al filo metallico, una prima linea, L1 e L2, con l'obiettivo di calcolarci la circuitazione del campo induzione magnetica B. Per la legge di Ampère, detto anche il teorema della circuitazione di Ampère, sappiamo che per calcolare la circuitazione del campo B lungo una linea chiusa, L, bisogna calcolare la corrente elettrica che è concatenata con quella linea, cioè la corrente elettrica che passa attraverso la linea L. E dunque la circuitazione del campo B lungo queste due linee vale μ0 per I, la corrente, essendo I la corrente concatenata con queste due linee. Poi Maxwell considerò una linea che sta invece nello spazio vuoto tra le due armature. Lì in mezzo la corrente elettrica non ci passa perché la corrente elettrica si ferma sui piatti del condensatore e quindi la circuitazione del campo B lungo questa linea L3 fa 0. Se poi andiamo a considerare una linea L4 che si trova esattamente in corrispondenza intorno a una delle armature, non si capisce bene quale debba essere il valore della circuitazione lungo questa linea, perché questa linea può essere vista come l'ultima di quelle che avevano la circuitazione uguale a μ0i perché concatenate con questa corrente, ma può essere anche vista come la prima delle linee che invece non sono concatenate con nessuna corrente, quindi questa circuitazione dovrebbe essere 0. E questa era l'assurdità logica che presentava questo esperimento di carica di un condensatore. Allora Maxwell, in accordo con la sua ipotesi che un flusso elettrico variabile potesse generare un campo B, considerò che effettivamente nello spazio tra le due armature, se noi prendiamo una superficie S, cioè la superficie che ha per contorno proprio quella linea chiusa L3 che abbiamo visto poco fa, allora Maxwell si rese conto che attraverso questa superficie effettivamente c'è una variazione di flusso elettrico. Infatti il condensatore è in fase di carica. Quindi un attimo prima il campo elettrico è più debole, un attimo dopo il campo elettrico è più intenso. Dunque aumentano le linee di campo elettrico che attraversano questa superficie. Quindi aumenta il flusso elettrico attraverso questa superficie S. Ed ecco allora che questo flusso elettrico in aumento può effettivamente generare quel campo B rotazionale sul contorno di questa superficie, quindi sulla linea L3, in modo tale da dare quella circuitazione del campo B che sembra mancare, sembrava mancare, e che invece era presente sulle altre due linee, L1 e L2. Quindi il ragionamento di Maxwell è questo: la corrente che scorre in questo filo metallico, per la legge di Biot e Savart, o se vogliamo anche per l'esperimento di Oersted, genera un campo B dalle linee circolari orientate nel verso che indica la regola della mano destra numero 1. Quindi se mettiamo il pollice lungo la corrente, il campo B su questa linea L1, come anche sulla linea L2, gira in questo senso, producendo quindi una circuitazione non nulla, circuitazione che per il teorema della circuitazione di Ampère vale μ0i. Teorema della circuitazione di Ampère, questa circuitazione vale μ0 per i. Ma, dice Maxwell, anche la circuitazione su questa linea L3, che sembrava dovesse valere 0 perché non c'era una corrente concatenata con questa linea. Invece anche questa circuitazione non vale 0, ma vale μ0i. Ma com'è possibile se non c'è una corrente concatenata che attraversa questa linea? È possibile perché non è la corrente di elettroni a generare il campo B, induzione magnetica, lungo questa linea, ma è l'aumento del flusso elettrico attraverso la superficie S che ha per contorno quella linea, in accordo con l'ipotesi di Maxwell, cioè la variazione del flusso elettrico produce il campo B dalle linee chiuse rotazionali circolari.
Quindi esiste un campo B lungo questa linea e ha la stessa intensità che aveva il campo B lungo le altre due linee L1 e L2. E questo campo B tra le armature del condensatore, generato dall'aumento del flusso elettrico attraverso S, può essere immaginato anche lui come generato da una corrente elettrica che passa qua in mezzo, ma qua non passa nessuna corrente di particelle materiali, che invece scorrono soltanto nei fili. Allora Maxwell capì che questa corrente che scorre qua dentro, tra le armature, è una corrente di natura diversa, è una corrente di spostamento che si manifesta come variazione, in questo caso aumento, del flusso elettrico. Quindi l'aumento del flusso elettrico è la corrente. Non è una corrente localizzata come questa che scorre in un filo, ma è una corrente di natura diversa, corrente di spostamento. La sua natura è diversa dalla corrente di conduzione che scorre nei fili, ma il suo valore è uguale. Se per esempio qua nel filo passano 3 A di corrente e generano qua intorno, lungo la linea L2, un certo campo B, per esempio intenso un centesimo di Tesla, allora anche la corrente di spostamento, cioè questo aumento di flusso elettrico, vale 3 A, anche lui, e genera su questa linea L3 un campo B intenso come il precedente, cioè intenso un centesimo di Tesla. Dunque è come se la corrente di conduzione fatta di portatori di carica all'arrivo sul condensatore cambiasse natura, ma non intensità, cioè non cambia valore, rimane di 3 A, soltanto che cambia natura. Da corrente di particelle diventa aumento di flusso elettrico. Dopodiché ritorna ad essere una corrente di conduzione ordinaria, cioè di particelle che scorrono nel filo metallico.